Buon pomeriggio, dallo spazio F della Fondazione di Modena. Continuano gli incontri con i nostri ospiti. Questo pomeriggio parliamo di intelligenza artificiale e lo facciamo con una giovane ricercatrice dell'Università di Modena, Marcella Cornia, 31 anni, modenese, laureata in ingegneria informatica all'Università di Modena e Reggio Emilia, e lo facciamo per un motivo molto semplice, perché Marcella Cornia ha vinto di recente un premio prestigioso, un premio riservato appunto ai giovani ricercatori, un premio appunto per le sue ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale e dei big data, che adesso poi più avanti ci spiegherà esattamente di cosa si tratta, che cos'è questa intelligenza artificiale, che cosa sono i big data, eccetera, eccetera. In particolare lei è stata premiata per una ricerca, e vado a leggere perché il titolo è abbastanza complesso, una ricerca sulla predizione dei punti di fissazione dell'occhio umano attraverso un modello attentivo basato su Long Short Term Memory, LSTM. Esatto. Ecco, rapidamente in parole povere di che cosa si tratta? Beh, intanto buon pomeriggio. Diciamo che l'articolo che poi ho presentato nel premio per i giovani ricercatori tratta di un tema che si chiama predizione della salienza, in parole povere, su immagini in particolare. E che cos'è la salienza? Di un'immagine, ad esempio, essenzialmente sono quelle aree dell'immagine che attraggono lo sguardo di una persona quando guarda questa immagine per pochi istanti. Quindi, tipicamente, possono essere i volti delle persone, piuttosto che le scritte che sono presenti sulla scena, colori predominanti, e altri, insomma, oggetti particolari che sono presenti sulla scena. Quindi quello che noi abbiamo sviluppato è un algoritmo basato su reti neurali che è in grado di predire in maniera automatica quali sono le aree che sono salienti per l'occhio umano, essenzialmente. E quindi, insomma, ho presentato questo articolo che fortunatamente, insomma, ha avuto un impatto abbastanza importante nella comunità scientifica nel nostro settore e abbiamo raggiunto delle ottime e prestazioni in questo campo. Bene, allora innanzitutto complimenti Grazie. per questo risultato. E Marcella Cornia lavora, svolge la sua attività di ricerca in un laboratorio dell'Università di Modena e Reggio Emilia, qui a Modena, nel campus di ingegneria. Il laboratorio di Image Lab si chiama ed è diretto dalla professoressa Cucchiara, un laboratorio importante che svolge ricerche all'avanguardia in questo campo. Ecco, per capire meglio come e dove lavora Marcella Cornia, vi proponiamo un breve video appunto su questo laboratorio. Può un computer vedere, ascoltare e parlare come un essere umano? Può orientarsi nel mondo, capire e agire di conseguenza? Una risposta a queste domande ci viene dall'intelligenza artificiale, quel ramo dell'ingegneria informatica che ha lo scopo di insegnare alle macchine come simulare il funzionamento del cervello umano, per insegnare loro a comprendere il mondo e ad agire razionalmente. I ricercatori della Image Lab del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Modena progettano e costruiscono applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale, sistemi complessi capaci di apprendere informazioni ed elaborare risposte logiche. Uno degli aspetti più affascinanti dell'intelligenza artificiale è la sua applicazione all'analisi del comportamento umano. La capacità cioè di prevedere attraverso calcoli probabilistici quali sono le intenzioni di una persona sulla base dei movimenti, della postura e delle interazioni con l'ambiente esterno. Ecco, qui vediamo l'attestato del
lo abbiamo visto poco fa, magari lo facciamo vedere, l'attestato del premio che ha ricevuto Marcella Cornia. Purtroppo la cerimonia di premiazione è avvenuta online, purtroppo, sì, esatto. per l'attuale situazione. Sì, è stata online la settimana scorsa. Si doveva svolgere nella sede del CNR. A Roma, esatto, sì. Centro Nazionale delle Ricerche. Esatto. Che, se non sbaglio, è coinvolto in questo premio. Sì, è uno dei partner del premio. Adesso il premio è stato rilasciato dal gruppo 2003 per la ricerca scientifica, che è un gruppo al quale afferiscono ricercatori da tutta Italia di diverse discipline. E il premio era dedicato a 10 categorie diverse, tra cui appunto c'era l'intelligenza artificiale, tra le altre c'era medicina, una voce speciale riservata al Covid, che chiaramente adesso è di grande interesse, e c'erano diverse discipline ed era sostenuto da alcuni partner, tra cui il CNR e alcune aziende. Certo. Questa tua ricerca, che sembrerebbe tra l'altro una ricerca che riguarda più il campo della psicologia, no? Comportamentale, credo che fra l'altro sia nata in questo... Sì, sì, è nato nel campo delle neuroscienze, in realtà, questa analisi di effettivamente dove guardano le persone su immagini e video, che cosa attrae lo sguardo delle persone. È nato nell'ambito delle neuroscienze molti anni fa, parliamo di un'ottantina di anni fa, e poi più recentemente, diciamo negli ultimi 20-30 anni, si è spostata anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e chiaramente da quando sono nate le reti neurali, quando hanno preso grande impiego in tutti i settori, non solo informatici, ha anche questo problema particolare, che è appunto la predizione della salienza, ha ottenuto dei grandi miglioramenti. E appunto, infatti, abbiamo utilizzato reti neurali per questo articolo, insomma. Che applicazioni pratiche hanno queste ricerche, al di là del loro valore comunque assoluto, che è indubbio, ma quali sono le applicazioni più importanti? Ma allora, che predire che cosa è importante in un'immagine, in un video per un essere umano, noi l'abbiamo utilizzato in tanti altri problemi che riguardano l'intelligenza artificiale. Cioè, io attualmente mi occupo, ad esempio, della descrizione in linguaggio naturale di un'immagine. Quindi sviluppo sempre reti neurali che sono in grado di, dato un'immagine, produrre una descrizione testuale dell'immagine. E chiaramente sapere che cosa è importante per l'occhio umano può aiutare anche questo problema. E In questioni più pratiche, sempre il nostro laboratorio si è occupato di applicarlo in un ambito un po' più applicativo, che potrebbe essere appunto quello dell'analisi dove guarda una persona mentre guida. L'abbiamo affrontato nel nostro laboratorio, non io direttamente, un altro gruppo di ragazzi che lavorano con me, e c'ha tante applicazioni, anche per esempio l'analisi dei siti web, dove è meglio posizionare un elemento piuttosto che un altro su una pagina web, ad esempio. Sì, certo. Ma si parla spesso di reti neurali. Sì. Proviamo un po' a spiegare a chi ci ascolta di cosa si tratta esattamente. Cos'è? È una simulazione del cervello umano? Sì, in maniera molto a grandi linee potrebbe essere vista come una rappresentazione del cervello umano, nel senso che alla fine sono dei modelli matematici che sono composti da piccole unità interconnesse tra loro, che potrebbero ricordare i neuroni del cervello, però in realtà sono dei modelli matematici che sono in grado di riprodurre un certo comportamento, tipicamente un comportamento che può avere un essere umano su un certo problema, e questo è possibile perché vengono addestrate su una grandissima quantità di dati. Quindi, ad esempio, io faccio vedere tantissime immagini che contengono un canarino, e all'ennesima immagine la rete neurale è in grado di riconoscere che in quell'immagine è presente un canarino. Certo. Questo è un esempio, certo. Chiaramente. No, è interessante questo concetto di allenamento delle reti neurali, sì. No? Perché grazie a queste reti neurali che i computer riescono
ad inglobare e ad assorbire milioni e milioni di dati, e grazie a questo poi riescono a, come dire, a rispondere in maniera intelligente. Sì, no? Esatto, certo. Sono in grado di riprodurre in qualche modo il comportamento che può avere un essere umano dopo averlo visto in tantissimi, in tantissimi esempi. Chiaramente noi le nostre rete neurali le addestriamo per giorni sui calcolatori, e dopo questa fase di addestramento una rete neurale è in grado di riprodurre, non sempre ovviamente, ma insomma con più o meno accuratezza quello che gli è stato in qualche modo insegnato durante la fase di addestramento. Certo. Ma per capire meglio insomma, tutti gli ambiti, quali sono gli ambiti di ricerca di questo laboratorio all'avanguardia, che ripeto è nel campus, nel Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Modena, farei vedere anche questo contributo, questa intervista alla professoressa Rita Cucchiara, che è una, possiamo dire, un'autorità in Italia e non solo in Italia nel campo dell'intelligenza artificiale, che ci spiega in maniera abbastanza semplice che cosa fanno in questo laboratorio e quali sono gli ambiti di ricerca dell'intelligenza artificiale. Stiamo lavorando ovviamente in automotive, che è un argomento molto importante per il nostro dipartimento, per il riconoscimento del comportamento delle persone che guidano, del riconoscimento della strada in modo automatico di quello che c'è all'esterno dell'abitacolo. Stiamo lavorando in ambito di visione per la robotica, per, soprattutto per nuove forme di interazioni uomo-robot, robot-robot e robot collaborativi. Stiamo lavorando in ambito della medicina, nei progetti europei assieme ai colleghi di medicina, soprattutto nell'ambito della diagnosi precoce del melanoma sulla pelle. Altri progetti che probabilmente in questo momento sono, diciamo, per noi più interessanti anche come risultati sono quelli che riguardano la digital humanity, cioè la possibilità di riconoscere in modo automatico quello che c'è all'interno di video e di immagini che possono servire in ambito di educazione per dare degli strumenti di visione aumentata a studenti o a turisti che lavorano e che guardano le immagini, oppure anche per riconoscere in modo automatico le scene esterne. Ecco, da cui si evince che insomma i territori di ricerca e di indagine dell'intelligenza artificiale sono veramente infiniti. Io quando sento parlare di intelligenza artificiale faccio sempre un'associazione, mi vengono in mente i film hollywoodiani, in particolare Terminator, sì. No? Dove c'è, come dire, a un certo punto le macchine diventano talmente intelligenti che prendono il potere e fanno la guerra agli umani. Allora, io mi sono mai chiesto, ma questo è uno scenario possibile? Cioè, le macchine potrebbero... Cioè, un esempio è dato quel famoso esperimento del computer che impara a giocare a scacchi, che a un certo punto diventa talmente bravo che batte i più grandi scacchisti del mondo. Ma così è un timore fondato questo qui? Oppure... Per il momento non credo, poi magari tra qualche anno può darsi, ma no, non credo comunque. L'intelligenza artificiale è vero, può forse in qualche modo spaventare alcuni, però in realtà non c'è niente di fantascientifico dietro, sono degli algoritmi che sono addestrati su grandi quantità di dati e quando appunto a un certo punto possono riuscire a replicare molto bene le capacità che hanno gli esseri umani. In alcuni problemi, come ad esempio la classificazione di immagini, vanno addirittura quasi meglio di un essere umano, ma non... Però comunque c'è sempre dietro uno sviluppatore che scrive l'algoritmo e che addestra la rete, quindi insomma in questo senso non credo che ci sia questo pericolo imminente. Ecco. Ma di intelligenza artificiale si è occupata anche la letteratura, c'è l'ultimo libro di Ian McEwan, questo scrittore inglese, Macchine come me, dove lui affronta questo tema ipotizzando appunto un,
una macchina che simula quasi perfettamente un essere umano, no? E, però poi alla fine qual è la vera differenza? È che la macchina, essendo programmata, poi rispetto a una situazione data dà una risposta data. Quello che differenzia, probabilmente quello che ci differenzia da queste macchine, invece è la libertà, cioè esatto. Il fatto che noi abbiamo la possibilità di dare, di avere una gamma infinita di risposte di fronte esatto. a un singolo problema. Io in generale vedo comunque i sistemi basati su intelligenza artificiale, almeno per il momento, come un supporto all'essere umano, non certo come una sostituzione dell'essere umano, ecco. E credo che rimarrà così ancora per molto tempo, insomma. È quello che ci auguriamo tutti. Anche se io devo dire, un qualche timore a salire su una macchina a guida autonoma ce l'avrei, nel senso che a me piace guidare e avere un po' il controllo della situazione. E, quando si parla di intelligenza artificiale, si parla anche di digital humanities. Sì. Sono due categorie molto, molto legate tra di loro, perché tra l'altro una delle applicazioni, appunto, lo sentivamo anche da quello che diceva la professoressa Cucchiara, una delle applicazioni è appunto quella in campo umanistico, per esempio esatto. nei musei. Esatto. Noi abbiamo qui a Modena, fra l'altro, una... Diciamo che Modena sta diventando un centro importante a livello nazionale e internazionale dal punto di vista dei digital humanities. Un progetto importante è stato quello della digitalizzazione della biblioteca estense. E qui ad Ago, Modena Fabbriche Culturali, quindi l'ex Sant'Agostino, c'è un centro interdipartimentale per le digital humanities. Esatto. Al quale tu collabori, mi esattamente, sembra, no? Sì, infatti almeno 2-3 giorni a settimana sono qui ad Ago e appunto a lavorare sui progetti che riguardano il centro interdipartimentale sulle Digital Humanities. Probabilmente, come poi accennava, il tema più importante attualmente, il problema più importante che stiamo affrontando riguarda appunto la parte di digitalizzazione dei manoscritti. Noi lato, diciamo, Image Lab, quello che stiamo sviluppando sono appunto reti neurali in grado di comprendere e trascrivere i manoscritti storici, in questo caso di muratori, che abbiamo insomma qui alla Galleria Estense. Cioè, i testi originali, infatti qua alla Galleria Estense abbiamo insomma diversi manoscritti storici di muratori e anche altri scrittori, cioè abbiamo qualche scritto anche di Leopardi e abbiamo due ragazze, due umaniste che si stanno occupando della trascrizione, quindi per ogni pagina, per ogni riga trascrivono al computer, quindi quello che c'è scritto, le parole e le singole lettere. Questo perché lo facciamo? Perché in questo modo dopo aver raccolto questa grande quantità di dati saremo in grado di addestrare ancora una volta una rete neurale che appunto sarà in grado di comprendere e di trascrivere in maniera automatica i manoscritti storici. Perché fino ad ora, cioè il problema era che fino ad ora i computer potevano capire solo un certo tipo di carattere, il carattere stampato, esatto, diciamo, no? Esatto. Adesso la sfida è quella di insegnare ai computer a leggere la grafia originale. Esatto, sì, esattamente. Cioè proprio il task si chiama Handwritten Text Recognition, quindi proprio la scrittura a mano, e la sfida ancora più grande forse è farlo su manoscritti storici, perché chiaramente il modo, lo stile della scrittura è molto diverso rispetto a quella dei giorni nostri, insomma. E noi appunto stiamo raccogliendo questo grande dataset, questa grande quantità di dati che ci permetterà appunto di allenare delle reti neurali e speriamo di avere dei risultati nei prossimi mesi su questo. Certo. Con questo sistema, oltretutto, voi lavorate non soltanto su testi scritti, ma lavorate anche su mappe geografiche, su spartiti musicali, no? Che tra l'altro sì, la Biblioteca Estense ha una collezione straordinaria, sì, le carte geografiche degli estensi e
i testi musicali. Esatto, insomma, esatto. Sì, gli spartiti. So che ci sono dei progetti anche in questo campo, so che sono stati digitalizzati delle grandi quantità di dati anche in questo ambito, quindi spartiti musicali e mappe geografiche, abbiamo raccolto dei dati su questo, c'erano anche in questo caso due assegniste di ricerca lato umanistico che si occupavano di questo, abbiamo collaborato con loro per la raccolta dei dati. Sì. Senti, voglio farti una domanda più personale. Com'è nata questa tua passione per... raccontaci un po' la tua storia. Com'è nata questa passione per l'ingegneria informatica? Beh, diciamo che io ho fatto una scuola superiore che già un po' mi aveva predisposto questo campo perché ho fatto ragioneria, ma nell'ambito perito programmatore, quindi avevo già fatto, sì, un po' di informatica alle superiori. In realtà non è nata subito perché io mi sono iscritta all'università matematica, quindi... che comunque è molto legato all'informatica, certo, obiettivamente, e mi sono resa conto nel primo anno di università che forse la matematica era un po' troppo teorica, volevo qualcosa di un po' più pratico, dove vedere un risultato un po' più tangibile nell'immediato, e quindi ho deciso appunto di fare il passaggio a informatica e poi successivamente la magistrale sono andata a ingegneria informatica, e poi in realtà è stato un po' un susseguirsi di eventi, nel senso che mi sono appassionata molto al corso di computer vision tenuto dalla professoressa Cucchiara, ho deciso di fare la tesi su questo tema, poi in realtà la tesi era proprio sul tema di predizione della salienza, sì, quindi, che poi ho proseguito quando ho iniziato il dottorato, e quindi insomma è stato un po' questo il motivo. In realtà forse c'è stato un episodio, nel senso che io poco dopo la laurea e ho avuto l'opportunità di andare a una grande conferenza, partecipare un po' come ospite, diciamo, e la conferenza più importante nel nostro settore che si tiene negli Stati Uniti ogni anno. E già, prima dell'era Covid si teneva in presenza, adesso purtroppo no. E, quell'anno lì, era il 2016, sono andata a Las Vegas, era Las Vegas, e ho pensato... un giorno voglio presentare un articolo anch'io a questa conferenza, e in realtà non ci sono riuscita, quindi insomma è un po' stato, è stato così, insomma. Bene. Il mio percorso. No, ti faccio questa domanda perché tra l'altro anche guardando le immagini del vostro laboratorio, mm-hmm, ho visto dimmi tu se sbaglio, ma forse è solo un'impressione. Io tra l'altro ho avuto occasione di visitare i vostri laboratori, li conosco, insomma, li ho frequentati. E ho l'impressione di vedere molti uomini e poche donne. Sì. Questo mi dà un po' l'occasione anche di accennare ad un progetto dell'Università di Modena e Reggio Emilia che si chiama Ragazze Digitali, sì, che è sostenuto fra l'altro a partire dal 2018 proprio dalla Fondazione di Modena, che è un progetto di orientamento e di promozione dei corsi di laurea in materie scientifiche, in particolare sull'informatica, per ragazze. Perché ci si è resi conto che i corsi sono frequentati, questi corsi, questo tipo di corso, questo tipo di studio è seguito soprattutto da uomini e poco da donne. Sì. Allora io ti chiedo, se addirittura l'università ha sentito il bisogno di mettere su, tra l'altro organizza dei summer camp, l'anno scorso, quest'anno sarà soltanto online ovviamente, l'anno scorso è stato lo hanno organizzato nel Dipartimento di Giurisprudenza, mentre due anni fa credo che fosse a Cesena. Sì, esatto. E, cioè, se è accaduto questo, cioè, secondo te per quale motivo c'è ancora questa distanza, questo gap tra uomini e donne nella ricerca scientifica? Ma è un problema un po'... Cioè nella ricerca scientifica, nello, sì, studio? Nello studio. In realtà non so darmi una spiegazione reale perché non c'è un motivo alla base, insomma, effettivamente il nostro laboratorio di ragazze, a parte...
chiaramente la professoressa Cucchiara, ci siamo soli in tre che facciamo ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale su una trentina di persone. Più o meno queste sono le stesse proporzioni che si hanno insomma ai corsi di laurea, più o meno c'è un 10% di presenza femminile. In realtà penso che sia un problema proprio che sta come tradizione, nel senso che tradizionalmente magari le ragazze preferiscono altri temi. In realtà quello che mi sento di dire io, cioè, è che non, io incoraggerei comunque le ragazze a partecipare, nel senso che l'ingegneria informatica fortunatamente dà grandissimi sbocchi lavorativi e quindi... Cioè, fortunatamente tutti i nostri laureati, non dico il giorno dopo, ma poco ci manca, insomma, dopo la laurea trovano subito un'occupazione. Quindi, grandi opportunità. Sì, almeno sul nostro territorio non abbiamo dei grossi problemi. E sicuramente l'iniziativa che è stata fatta, quindi i ragazzi digitali, che viene fatta insomma tutti gli anni, cerca appunto di incoraggiare la presenza femminile in questi, anche per le materie scientifiche. Anche nel nostro campo dell'intelligenza artificiale vengono spesso fatte delle iniziative per incoraggiare la presenza delle donne, delle giovani ricercatrici nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Certo, questo insomma un po' anche per sfatare questo mito, che è un mito almeno ottocentesco, cioè del fatto che gli uomini sono razionali, invece le donne sono più emotive, quindi si occupano insomma di sono animi diciamo sensibili. Comunque quindi... serve una grande creatività a scrivere le reti neurali, quindi secondo me anche una mente femminile può insomma ottenere degli ottimi risultati. Infatti adesso nel nostro ambito le grandi ricercatrici che abbiamo, una ad esempio a capo del centro di ricerca di Uber negli Stati Uniti, un'altra in Nvidia, insomma. Diciamo che le ricercatrici donne che abbiamo hanno tutte una carriera abbastanza promettente. Ne sono assolutamente convinto, anche perché credo che razionalità ed emotività vadano necessariamente insieme. Non si dà emotività senza razionalità e d'altra parte non si dà razionalità vera senza emotività. Quindi su questo sono assolutamente d'accordo. Ti chiedo tu che progetti hai, cosa vuoi fare da grande, no? Cioè la tua carriera, hai accennato adesso le carriere dei tuoi colleghi, sì. La tua carriera dove la immagini? La immagini in Italia, la immagini all'estero, all'università, in una grande azienda? Ma io cioè, attualmente la immagino qui in Italia. E, diciamo che mi piace molto fare ricerca in Italia, purtroppo non ci sono degli grandi sbocchi almeno in azienda per fare ricerca come la facciamo in università e quindi diciamo al di là di questo mi piace molto l'ambiente universitario e spero di riuscire a rimanere all'interno dell'università. Non è proprio semplicissimo in Italia, però ci proverò sicuramente. Certo. Un'ultimissima domanda. Sì. Questa situazione che stiamo vivendo, questi tempi difficili, duri, che stiamo vivendo a causa della pandemia, hanno una qualche ricaduta anche, stanno creando dei problemi nel mondo della ricerca? Beh, sicuramente non è proprio come prima, nel senso che anche noi dobbiamo fare dei turni per andare in laboratorio, nel senso che chiaramente abbiamo dei limiti nelle occupazioni degli spazi, perciò ci suddividiamo, in alcune giornate va un certo gruppo di persone, certo. In altre giornate ne va un altro. E le conferenze purtroppo sono tutte virtuali e questo chiaramente è una grande mancanza. Penso che le conferenze nel nostro settore siano una grande opportunità per scambiarsi idee, conoscere persone, instaurare delle collaborazioni internazionali con altri laboratori e quindi chiaramente anche purtroppo la ricerca un pochino risente di questo momento. Certo. Speriamo che si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Ecco, speriamo che anche da questo punto di vista la ricerca ci,
ci soccorra e che al più presto insomma ci si possa dotare non solo di cure ma anche di un esatto. vaccino. Io ringrazio moltissimo Marcella Cornia, le faccio ancora i miei complimenti, i nostri complimenti per il premio. Grazie mille per l'invito. ringrazio i nostri ascoltatori. Al prossimo appuntamento. Buona serata.